Cari ascoltatori di Live Social, ben trovati, siamo giunti ad affrontare un nuovo appuntamento in compagnia di un nuovo ospite, questa volta per parlare, addentrarci assieme a lui, approfondendo qualcosa di estremamente importante. Lui è uno psicologo della famiglia, parleremo delle dipendenze in generale, in tutti i loro aspetti, ed è appunto interessante, estremamente efficace affrontare e coinvolgere tutti voi. E faremo tutto questo con il dottor Massimo Mancini. Benvenuto a Live Social. Buonasera a tutti, è un piacere ritrovarmi qui con voi. Buonasera a lei, dottore, è un piacere averla qui ai nostri microfoni e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Dunque, può darci una definizione psicologica delle dipendenze? Sì, le dipendenze vengono classificate come un disturbo primario cronico del cervello legato a una sorta di modificazioni che il nostro cervello vive e che poi attua a livello di comportamenti. Questi comportamenti spesso sono legati a un desiderio incostante e presente, quasi morboso, sia di atteggiamenti particolari che il bisogno enorme di avere un feedback costante e continua da sostanze che possono essere, come abbiamo detto, vari tipi, ci sono tantissimi tipi di dipendenza, a cominciare da quelle più comuni che conosciamo tutti quanti, dipendenza dall'alcol, dalle droghe, e ultimamente sta prendendo sempre più quota la dipendenza da farmaci, quindi farmaci con prescrizione medica, eccetera, e questa cosa qui purtroppo sta diventando un problema reale. Per non parlare poi di altre tipi di dipendenze legate invece al discorso del cibo, tipo legate all'alimentazione. Poi ci sono altre dipendenze un po' più nuove legate all'intervento di internet, social media, eccetera, per cui queste tendenzialmente colpiscono più i giovanissimi rispetto agli anziani. Ecco, dottore, mi ha anticipato in un certo qual modo, perché insomma ci voleva, perché tutte le dipendenze che colpiscono poi tantissime persone al giorno d'oggi, nessuno escluso, perché nessuno può ritenersi esclusivamente e totalmente scevro nel cadere in una dipendenza qualsiasi, che può essere alimentare, riguardante il cibo, una dipendenza affettiva, dipendenza dall'alcol o dalle droghe. Ecco, è un male, direi un grande male, un male comune, una grande piaga della società attuale, specchio di tante cose, di insoddisfazione, insomma sotto tanti aspetti è indice e evidenzia tante cose. Quindi, cari ascoltatori, già si capisce che condividere un argomento del genere dà spunto poi a tante riflessioni che devono far riflettere ciascuno di voi, essenzialmente. Ecco, dottore, possiamo classificare le dipendenze in base alle fasce di età? Diciamo che non ci sono delle caratteristiche specifiche, se non per il fatto che molte dipendenze, soprattutto quelle più nuove, legate all'avvento di internet e quindi l'avvento dei social media, l'indipendenza dai cellulari, la gente ormai non riesce più a vivere senza cellulare, questo apparecchio che fino a 20 anni fa la gente non sapeva neanche cosa fosse, insomma oggi i ragazzini sono tutto il tempo davanti ai cellulari, non solo i ragazzini ma anche gli adulti purtroppo. Poi ci sono le dipendenze legate a, oltre al cibo, dipendenze dal sesso, dalla pornografia online, tutti quegli argomenti molto particolari legati spesso alle nuove dipendenze rispetto a quelle che si usavano una volta. E la caratteristica comune di queste dipendenze è che spesso hanno dei costrutti di base sottostanti legati alle patologie che sono spesso legate alle dipendenze, perché le dipendenze nascono come dei tentativi che poi fa il nostro cervello in base alle sostanze, ai prodotti che noi usiamo, utilizziamo, che viene in qualche modo alterato, dei tentativi che facciamo per cercare di calmare un senso di vuoto, di impotenza, di frustrazione che ci portiamo dentro. Esatto. E spesso queste sensazioni sono legate a disturbi chiari e conclamati, che possono essere disturbi di ansia, disturbi depressivi, disturbi traumatici, tipo da chi ha vissuto traumi profondi, vari tipi di disturbi, schizofrenia stessa o anche disturbi clinici possono portare allo sviluppo di una serie di dipendenze come tentativi disperati che il nostro cervello fa per cercare di calmare questa senso di ansia che si porta dentro. È una sorta anche di, se così si può dire, di meccanismo di difesa inconscio che si attua. Vero. Dottore, ma il tutto può nascere, può anche essere generato, può derivare da un fattore genetico, da una predisposizione genetica? Purtroppo sì, ci sono anche predisposizioni genetiche, ovviamente se poi cresciamo a livello ambientale in un ambiente dove ovviamente le dipendenze o le condizioni socioculturali della famiglia stessa sono piuttosto scarse, eccetera, e ovviamente la dipendenza, come molti di questi comportamenti, può essere appresa anche in famiglia, perché magari il genitore può essere dipendente da farmaci o cose del genere, il figlio ovviamente invece sviluppa dipendenza da alcol o da altre sostanze, perché comunque vede nel comportamento dei genitori un comportamento considerato accettabile.
Ora, quando è che si può parlare proprio di dipendenze poi a livello di sintomi? Nel caso successivo, quando i sintomi che si riconoscono sono il fatto di avere dei comportamenti a rischio, e i comportamenti a rischio comportano praticamente spesso l'uso di atteggiamenti o comportamenti estremamente manipolatori, falsi, dove praticamente l'obiettivo principale nell'arco di tutta la giornata è raggiungere l'obiettivo, cioè che può essere l'uso di quella sostanza o quel comportamento. Quindi tutto viene finalizzato in questi termini e quindi diventa molto difficile poi poter lavorare con questo tipo di persone, perché ovviamente bisogna fare una, generalmente sono il, per poter lavorare con loro è necessità di avere un approccio integrato, cioè da una parte hai tipo non so le famose anonime alcoliste per alcolizzati, ci sono poi quelle che per tossicodipendenti, per altri tipi di dipendenze eccetera, e questa cosa ad esempio qui in Italia non è così sviluppata come negli Stati Uniti, dove ho lavorato e vissuto per molti anni, dove invece ci sono probabilmente associazioni per ogni tipo di dipendenza. Inoltre ci sono associazioni di supporto, che è una cosa molto importante per le famiglie, cosa che qui in Italia non esiste. Ecco, dottore, essendo poi fondamentalmente tutti esseri umani e in qualche modo tutti strettamente connessi, perché alla fine lo siamo, a volte è difficile nelle nostre fragilità quotidiane, in ciò che siamo, mm-hmm. nel nostro carattere, in ciò che costituisce noi stessi in toto, nella nostra interezza, riuscire a trovare il giusto canale, la giusta via da seguire. Ovviamente tutti possono essere soggetti nel cadere, come detto prima, certo. In una dipendenza piuttosto che in un'altra. Sì. Dato che però ci sono strumenti estremamente validi, professionisti come lei, che sono venuti mm-hmm. anche qui a Live Social a condividere e rendere coscienti tutti coloro in ascolto, ecco, oltre agli elementi già citati, come possiamo aiutare concretamente o trattare le persone affette da dipendenze e le loro famiglie attuando questo supporto? Come dicevo, il supporto è molto importante, perché prima di tutto bisogna sapere che si ha a che fare con persone che hanno una struttura mentale e quindi comportamentale particolare, che tendenzialmente, come ho detto prima, anticipato, è manipolatoria, falsa, e quindi sono persone molto, tra virgolette, furbe, che fingono molto bene, e ovviamente la loro incapacità è quella di sapersi prendere carico delle loro responsabilità e quindi delegarle agli altri, giocando il ruolo un po' quello che è la della vittima. In questo caso qui quindi è molto difficile poter lavorare con loro se non si è consapevoli di questi aspetti, per cui anche educare le famiglie a sapere che molti di quegli atteggiamenti ovviamente sono manipolatori, tipo non so, tipo stimolare pena, cose di questo tipo nella madre o nel padre, tipo non so, dammi i soldi perché mi devo andare a comprare qualcosa, oppure anche la dipendenza dallo shopping. Insomma, molti ragazzi di oggi purtroppo hanno questa, soprattutto le ragazze, dipendenza dallo shopping compulsivo. È vero, è una cosa dire sempre sì, in crescente aumento, assolutamente, dallo shopping, cleptomania, tra le statistiche ci sono cleptomania, lo shopping compulsivo, disturbi legati a ne so, disturbi ossessivo compulsivi che si ripetono all'interno della giornata, poi assolutamente queste piccole manie che abbiamo, questo bisogno incostante di avere sempre quello, tipo non so, se parliamo di dipendenza da alcol, il bisogno di avere il frigorifero o comunque qualcosa di alcolico in casa da bere, perché se no non riesce a passare esatto. la giornata in qualche modo, questo bisogno di avere tutto costantemente sotto controllo, essere padroni della situazione, il che genera molta frustrazione, ovviamente. Insicurezza, assolutamente. Non è sicuramente non è la visione reale delle cose, perché no. si percepiscono in una maniera distorta, insomma. C'è un'espressione americana molto simpatica che usa il termine control freak, che è le persone ossessionate dal controllo, che quindi praticamente è un disperato tentativo che la nostra mente ha per cercare di controllare la realtà e quindi di conseguenza le persone, che è un disperato tentativo, una forma di ansia esternata praticamente agli altri nei comportamenti con le persone. Ecco perché bisogna essere consapevoli di questa cosa, aiutare sia le persone che le persone affette da dipendenze, con un lavoro psicologico, perché non dimentichiamoci che la dipendenza agisce sia a livello fisico, fisiologico, che psicologico, emotivo, certo. e psicologico. Certo. Mente e corpo sono strettamente correlate, l'una insegue l'altra. E quali sono i sintomi in generale delle dipendenze? Generalmente ciò che caratterizza i sintomi sono le incapacità fondamentale di poter esercitare le proprie attività quotidiane, che sono appunto lavorare, studiare, andare a scuola, eccetera, eccetera. Ovviamente nella prima fase della dipendenza è possibile ancora gestirle queste situazioni, man mano che si va avanti, perché non dimentichiamoci che le dipendenze sono anche progressive, per cui più passa il tempo e più è facile poi riuscire a uscirne fuori. Infatti spesso in questi centri ci sono il famoso anonimo alcolista che dicevamo prima, eccetera,
ci sono persone che magari riescono a rimanere, come si dice, pulite in questi termini per poco tempo e poi hanno le famose ricadute, per cui magari riescono a essere pulite per 5 anni, 6 mesi, eccetera, e poi dopo ricadono nella dipendenza. E basta a volte un là per poter ricadere, quindi bisogna essere anche consapevoli di quali sono i rischi, i pericoli che ci sono là fuori. E ovviamente il lavoro psicologico è fondamentale per poter ristrutturare proprio tutta la vita della persona dipendente, in modo che non sia più dipendente da quel tipo di sostanza o da quel tipo di situazione, anche perché non dimentichiamoci che le dipendenze sono tutte in qualche modo intercorrelate, per cui se uno ha una dipendenza da alcol spesso può essere abbinata a dipendenza da sesso, dipendenza da caffeina, dipendenza da shopping, e quindi spesso si alterna una dipendenza rispetto all'altra. Addirittura si può ampliare il range delle proprie dipendenze. Passando appunto, come sta dicendo, indifferentemente da una dipendenza all'altra. Purtroppo io vorrei, dottore, se me lo permette, prima di arrivare alla conclusione della nostra intervista, fare un'osservazione, perché mi sembra giusto farlo. La società attuale nel quale viviamo purtroppo non ci permette, spesso la maggior parte delle persone, di essere, come detto prima, di difendersi efficacemente in tal senso, di vivere la propria vita in maniera normale. Poi il concetto di normalità è fatto di tante cose, può essere più o meno condivisibile, è un concetto estremamente vario ed ampio. Assolutamente. Ma purtroppo la società a volte ci imprigiona quotidianamente, spesso e volentieri, ci mette le catene. Noi siamo incatenati e legati a modelli sbagliati che spesso vanno controcorrente, contro il nostro volere, ed è un qualcosa purtroppo che direi per il bene di tutti, per il bene collettivo comune, non possiamo evitare molto spesso. Quindi sarebbe bello e magari utopistico vivere in una società perfetta, per così dire, dove tutti stiamo bene psicologicamente e anche nel corpo, nella mente e nel corpo. Nessuno ha nessun tipo di dipendenza, soffre di alcun tipo di dipendenza, ma questo purtroppo non è possibile. Bisogna accettare anche il lato fragile umano che fa parte di noi. Però anche qui il discorso, la cosa importante è che nel momento in cui ti rendi conto di avere una difficoltà, eccetera, che tu abbia l'umiltà e anche riuscire a mettere da parte l'orgoglio di dire non ce la faccio da solo, mi faccio aiutare. Perché nel momento in cui tu dici mi faccio aiutare, è il primo step, come ricorda anche il programma 12 step, i 12 passi, tipico di queste associazioni anonime alcolisti, eccetera, che menzionavo prima. È il primo passo per dire ok, ho un problema, lo voglio affrontare, perché fino a quando vivo nella negazione del problema, il problema non si affronta e non si risolve. Per cui il primo passo è quello di dire ho una dipendenza, ho una difficoltà e voglio affrontarla. Esattamente, cari ascoltatori, il primo passo è la consapevolezza di sé, di ciò che si è, mettersi davanti a uno specchio e affrontare in tutto e per tutto, vedere quali sono i propri limiti con estrema sincerità, onestà verso se stessi, senza nessuna vergogna, e farsi supportare, aiutare da un professionista, da una figura giusta che possa supportarvi nel vostro cammino, nel vostro recupero, perché poi è un percorso ben preciso, dipende anche dal tipo di dipendenza, può essere più o meno lungo, ma non preoccupatevi, insomma, è una cosa che può accadere a tutti, non colpevolizzatevi, non gettatevi da soli. E non abbiate paura, come tutti i problemi, è un problema che va affrontato. Certo, sicuramente. Io penso che insieme, anzi, soprattutto grazie al suo intervento, dottore, abbiamo efficacemente ed essenzialmente, nella maniera migliore, colto nel segno, in relazione a tutti coloro che ci ascoltano, sintonizzati qui su Live Social, su Radio Roma Capitale, ma sicuramente sì, ne sono sicuro. Grazie di aver condiviso prima di tutto con me questo, che sono accanto a lei, di avermi reso più consapevole, anche tutti coloro, ripeto, che sono in ascolto. Siamo arrivati alla fine della nostra intervista. Prima di salutarci ricapitoliamo i contatti del dottor Massimo Mancini, psicologo della famiglia. Oggi abbiamo parlato delle dipendenze in generale, nella maniera più ampia possibile. Il telefono, il numero di cellulare 349 27 01 324, è il suo numero. Per un primissimo approccio potete, anzi dovete, contattarlo, mi raccomando. La pagina Facebook Psicologo della Famiglia e della Rabbia, visitatela numerosissimi ogni giorno, mettete tanti like, tanti mi piace, condividete il più possibile e fate girare, perché all'interno della pagina a 360 gradi troverete tutto quello che è strettamente correlato, che riguarda la sua attività, ciò alla quale si dedica, di psicologo della famiglia, che tratta, ovviamente ci sono anche le dipendenze delle quali abbiamo parlato oggi, foto e descrizioni sempre aggiornate, molto efficaci, per poter essere condivise con tutti voi utenti e ascoltatori. Più siete, meglio è.
Poi abbiamo il canale YouTube Dottor Massimo A. Mancini, visitate anche questo perché contiene diverse clip, diversi video che mostrano appunto il dottore, fanno vedere vari aspetti delle dipendenze, questo argomento, anche altri aspetti, ma oggi ci siamo focalizzati su questo ed è giusto insomma che vi focalizziate anche voi attentamente. Poi abbiamo il profilo LinkedIn, Dottor Massimo A. Mancini, anche questo è un profilo, un social molto utile perché contiene un po' tutte le informazioni e gli aggiornamenti continui che ci sono, anche delle foto di tanto in tanto, insomma c'è sempre tutto al suo interno. Il sito web dottormassimo.com da visitare anch'esso, c'è un home page iniziale, le varie pagine, sezioni interne, tutte da scoprire pian piano navigando, fino a che arrivati alla fine avrete un ulteriore quadro chiaro e completo di tutto questo. E per concludere abbiamo l'indirizzo email dr.massimo_nft@yahoo.com. Con questo abbiamo veramente concluso, non mi resta che salutare e ringraziare ancora il dottor Massimo Mancini, psicologo della famiglia e della rabbia. E della rabbia, è importante considerare anche questo. Grazie del suo intervento. Grazie a voi. Grazie. Buonanotte a tutti. Buona serata a tutti, buona salute mentale.